Però guardate qua, ho zero spazio per le gambe. Ma il mio cogni bulla 64 gradi. Ma il centro di Hoi, il Myakon, significa essere in mezzo al nulla più assoluto. Non c'è un cavolo di niente. Quando ero in quinta liceo, i miei compagni di classe passarono mesi a pianificare i loro viaggi di maturità fra le destinazioni più da sogno. Barcellona, Ibiza, Corfù, Castellammare di Stabia. Io invece avevo un unico obiettivo in mente, che era quello di visitare un paesino di 830 anime non lontano dal circolo polare artico, nel bel mezzo della Siberia, lontano 2000 km da qualsiasi altro centro abitato. Questo villaggio rispondeva al nome di Hoi Myakon e aveva la particolarità di essere il detentore del record del centro abitato più freddo al mondo, con la temperatura più bassa mai registrata, che era di 71,2 gradi centigradi sotto lo zero. Ovviamente per un viaggio di maturità questa missione sarebbe stata un po' fuori mano, ma qualche anno più tardi, dato che per puro caso mi trovavo nei paraggi, avevo finalmente l'occasione per realizzare questo mio sogno. Oh, ciao raga, un cordiale saluto da Yakutsk, dalla Siberia, dalla regione più fredda del mondo. Quello che ci apprestiamo a fare oggi è una delle cose più assurde che abbia mai fatto. C'è questa strada, si chiama la Kalima Highway, che collega la città leggendaria di Yakutsk alla città altrettanto leggendaria di Magadan, in una delle regioni più remote dell'estremo oriente russo. La Kalima è famosa per due ragioni principali. La prima è che fu costruita dai prigionieri dei Gulag negli anni 30 ed è conosciuta con il nome alquanto spaventoso di Strada delle Ossa, proprio perché fu costruita sulle ossa di tutti i prigionieri che hanno perso la vita durante la costruzione della strada. In secondo luogo, la Kalima è senza ombra di dubbio la strada più pericolosa in Russia e una delle più pericolose al mondo. La Kalima non è asfaltata, ma è semplicemente un percorso sterrato di 2000 km che attraversa una delle regioni più fredde al mondo. Il numero di centri abitati fra Yakutsk e Magadan si può contare sulle dita di una mano e uno di questi è proprio il villaggio di Hoi Myakon, che si trova circa a metà strada ed era il mio obiettivo principale per questa missione, che sarebbe stata sicuramente una fra le più ardue che avessi mai intrapreso. Raga, ci aspetta un viaggio di 18 ore su un bus sovietico vecchio di 40 anni su una delle strade più pericolose al mondo. Lasciatemi finire questo piatto di spaghetti congelati e partiamo subito. Sulla Kalima non c'è trasporto pubblico, in quanto le enormi distanze e soprattutto la popolazione esigua fanno sì che non abbia senso stabilire dei collegamenti regolari con Yakutsk. Vengono invece organizzate delle marshrutke private con degli autisti che, tramite una rete di conoscenze, annunciano un paio di giorni prima della partenza che sono in procinto di effettuare un viaggio da Yakutsk verso Tomtor e Hoi Myakon, a poca distanza l'uno dall'altro sulla Kalima. Mi c'era voluta una settimana di ricerche, ma finalmente ero riuscito a trovare il numero WhatsApp di uno di questi autisti che aveva consentito a portarmi con la sua marshrutka verso Hoi Myakon. Non sarebbe stata ovviamente né la soluzione più comoda né quella più sicura, perché questo autista avrebbe viaggiato da solo, senza sosta e per lo più di notte, per coprire la distanza fra Yakutsk e Hoi Myakon nel minor tempo possibile. Ma non avevo scelta, in quanto affittare un caravan di auto modificate con autisti specializzati, come avevano fatto in passato truppe internazionali come la BBC o 7 Gold, semplicemente non me lo potevo permettere, perché sono povero come un brontosauro. Però se volete potete iscrivervi su Patreon. L'unica cosa che dovevo fare era passeggiare 5 minuti verso il luogo dove l'autista mi aveva detto che sarebbe passato a prendermi. Wow, che bolide raga, eccoci qua. Здравствуйте. Ok raga, guardate un po' che bolide è venuto a prendermi. Questa non è nemmeno una marshrutka, è una buchanka. È molto più robusta ed è perfetta per portarci verso la wilderness, verso la giungla congelata della Yakutia. Wow. Хорошо, спасибо. Здравствуйте. Откуда, с какой страны? Я, Италии.
Знаете? Знаете, знаете, да-да. Ну, хочу посмотреть реальный холод, да? Там говорят, что самый холодный пункт в мире. Там экстрим. Да, экстрим. Ну, наверное, хорошо, что не так холодно сейчас, минус 70 или как. E così eccoci a bordo della nostra supercar in direzione Oimacone Tomtor. Fa un caldo becco, mi è ancora stato detto che dobbiamo passare a prendere tutti gli altri passeggeri. Ho paura che la macchina si riempirà fino all'orlo. Ascolta gli dei. Tutti i posti saranno zainati. Tutti i posti? Oh, boh, no, è estremamente non mi представляю. Mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare? Ma perché non sono andato con un'agenzia, con una bella Jeep comoda, riscaldata, con telefono satellitare e quant'altro? Ah, perché costava troppo, quasi dimenticavo. Sì, dai, metti un po' di altre cose qua, che non c'è abbastanza merce da portare, vero? Pian piano la nostra marshrutka è passata da tutte le stradine e i vicoli di Yakutsk per tirare su tutti i passeggeri che quella settimana dovevano andare o a Tomtor o a Oymyakon. La cosa interessante è che tutti i passeggeri erano di etnia yakuta e fra di loro parlavano solo ed esclusivamente in yakuto. Solo nelle occasioni in cui si rivolgevano a me parlavano invece in un russo alquanto sgrammaticato, anche se sempre meglio del mio. В реке. Да, я видел видос, но я не уверена, что я хочу. Там лезут минус 60 туда лезут купаться. Тепло, да, весна. Вот это уже тепло как бы, да. В воскресенье, наверное, я смотрел прогнозы, наверное, будет минус 43. А это вообще тепло. Это у нас лето. Ну я почти замерз здесь в городе. Да, тут вообще тепло. Ok, finalmente siamo passati a prendere tutti i passeggeri, uno ad uno, e ci abbiamo messo tipo 2 ore. E infatti, come vedete, è già scuro. E vi mostro un po' lo spazio che ho per le gambe. Per fortuna sono abituato a viaggiare con Ryanair, quindi sono anche abbastanza abituato a questo. Però guardate qua, ho zero spazio per le gambe. Non posso praticamente muovermi e non potrò muovermi per le prossime 18 ore. Qua stanno tutti parlando in yakuto e non capisco una sega. In più, con il fatto che è buio, penso che non abbia senso che io filmi il tragitto di notte e probabilmente filmerò solo i momenti in cui ci fermiamo per andare in bagno, per fare benzina e probabilmente per mangiare. Il primo ostacolo da superare all'inizio del nostro viaggio titanico sulla Kalima era il fiume Liena, che attraversammo appena usciti da Yakutsk in direzione nord-est, verso Oymyakon. Con il calare del sole, tra l'altro, l'autista aveva messo su la sua playlist composta da un misto di canzoni yakute e russe, musica orrenda, pressoché sconosciuta, ma che non posso comunque rischiare di lasciare per questioni di copyright, ovviamente. Gli unici momenti in cui le mie orecchie potevano trovare sollievo da questa musica era quando ci fermavamo per mangiare, come per esempio a sole 2 ore dalla partenza da Yakutsk. Ascolta, stai in? Cushion, toilette, pulizio. A solo 2 ore dalla partenza ci siamo già fermati per mangiare. Qui? Al caffè Uyut, la stazione di servizio accogliente, questo significa Uyut. Можно, пожалуйста, чуть плов, чуть пюре. А что за мясо здесь? E così ci apprestiamo ad avere la nostra prima cena sulla Kalima, qui vicino al villaggio di, un attimo solo che guardo su Maps, Tiungyulyu, popolazione 2308 abitanti a 120 km da Yakutsk, e questo è un tipico caffè bar yakuto / stazione di servizio magari, con tutte queste raffigurazioni yakute sulla parete. Fuori sono meno 34 gradi centigradi, potrebbe andare peggio, ma andrà peggio nel corso di questo viaggio. Solo camion di queste dimensioni possono viaggiare sulla Kalima e possono resistere alle intemperie della Kalima, una delle strade più pericolose, più mortali e più difficili al mondo. Esattamente come la nostra Buchanka qui, che sta aspettando di portarci oltre verso la giungla della Kalima. Brrr, che freddo, meno 34.
Oh, mi fa quasi strano pensare che il tetto della macchina non sia ancora crollato a causa del peso. Ok, questa pausa ci voleva. Adesso a pancia piena possiamo dormire. Abbiamo già fatto 100 km, ne rimangono 1900 prima di arrivare a Magadan. E così da lì a breve ci siamo addentrati sempre più nel cuore della Kali, ma man mano che ci allontanavamo dalla capitale della Yakutia, più diminuiva il numero di veicoli che vedevamo provenire dalla direzione opposta. In ogni caso, questa sosta che avevamo appena effettuato non sarebbe stata l'ultima della notte, in quanto per via delle grandi distanze, sulla Kali ma è opportuno fermarsi ad ogni occasione buona per fare rifornimento. Giusto per ogni evenienza e per non rimanere a secco con meno 40 gradi fuori. E mi era anche stato consigliato di approfittarne per fare pipì ad ogni fermata, in quanto da lì a breve avrei scoperto che le tubature e l'acqua corrente non sono cose da dare poi tanto per scontato in posti così remoti. Questo stop qui è l'ultimo bagno nel nostro viaggio dove la toilette è al caldo all'interno di un edificio. Da qui in poi, fino a Imiakon, tutti i bagni saranno fuori, un po' come succedeva da noi in Italia fino a qualche tempo fa. Siccome non c'è canalizzazione, non ci sono tubi che portano acqua nei vari edifici, quindi di notte meno 50 ti scappa la pipì e devi comunque uscire di casa e fare la pipì per strada. Brr, che figata, vero? Allora, sono le 10 di sera, stanno dormendo tutti e c'è solo la musica che va a palla, musica yakuta tutta la notte qui. Non c'è verso che mi addormenti questa notte, perché la strada è un disastro, è così bumpy, ancora peggio di quanto mi aspettassi. Ovviamente è una strada sterrata, non c'è asfalto e ovviamente è piena di ghiaccio e neve e stiamo andando a 120 km orari. Allora, ci siamo fermati per la terza volta, non lo so, sto cominciando a perdere il conto. E c'è il bagno di cui vi parlavo prima in precedenza, il bagno per strada. Allora, ho la torcia accesa del cellulare e guardate un po' qui. Quello è un totem di popò ghiacciato e questo è il bagno che si trova sulla Kalimae, il tipo di bagno più comune che si trova sulla strada più remota al mondo. Wow, quindi se mai avessi bisogno di fare qualcosa qui, chiuderei la porta, farei un po' di squat e farei tutto quello che devo fare. Adesso non ne ho bisogno per fortuna, ma magari domani o già fra qualche ora. Brr. Buongiorno dalle montagne della Kalima. Wow, guardate che bei paesaggi, il sole sta sorgendo proprio adesso qui, non così lontano da Imiakon oramai. Secondo me abbiamo ancora qualche ora di viaggio e penso che le scorse 14 ore di viaggio siano volate per voi, ma per me non sono volate affatto dentro questa bucanca, questa disco bucanca, con la musica con la musica yakuta a palla tutta la notte. Non sento più le gambe, sento molto la schiena perché fa un male cane decisamente, e fra poco potremo, grazie a Dio, uscire a sgranchirci le gambe. Non so se ad un'ultima stazione di servizio o se proprio una volta arrivati ad Imiakon. Allora, questo è decisamente il viaggio in bus, chiamiamolo così, più scomodo che abbia mai fatto, ma ne vale decisamente la pena per questi paesaggi che stiamo attraversando adesso. E finalmente, ora, con la luce del sole, posso goderne appieno. Guardate un po' qua, le montagne della Kalima. Nessuno passa per strada ovviamente, ci siamo solo noi. E questa è la tipica area di sosta che si trova lungo la Kalima. C'è un bagno lì, non ho ancora bisogno di andare in bagno. Fra 3-4 ore arriveremo ad Imiakon, ho appena chiesto all'autista. Qui c'è il classico cestino, cassonetto, dove buttare un po' di rifiuti congelati. Qui c'è un copertone, ovviamente probabilmente bucato. Queste sono le ruote, queste sono le gomme che vi servono per viaggiare lungo la Kalima. Wow, stavo quasi per ammazzarmi. E comunque, questa è la strada, questa è la Kalima.
sterrato, misto a neve e ghiaccio, ed è questo il motivo per cui è un'odissea stare su quella macchina del cavolo. Allora, questa sembra essere una fermata molto importante con tutti questi camion che stanno prendendo una pausa dal loro viaggio gigantesco attraverso la Cali, ma stavo quasi pensando che adesso in bagno ci andrei. Холодно. Ну хорошо, но для меня теперь тоже холодно сейчас. Январ 70 там, вот тогда заебись. 70! Но сейчас тепло, на улице можно ходить. О, so we found a thermometer. Сколько там? Ну да, минус 40. Я даже никогда не видел термометр, где 70 есть. В Италии у нас нет. Ну, минус 40. Это рекорд для меня, я думаю. Самая низкая температура. И когда минус 70, вы все равно едете. Да. Вау, поздравляю. У вас ну, трудные люди. Поздравляю. Allora, ho parlato un attimo con quel camionista che fermo anch'egli, come cazzo parlo? Qui al caffè Cuba, e mi ha detto che sta andando in Chukotka, che figata. Gli ho chiesto se mi poteva portare con lui, ma purtroppo non ha posto. E mi ha mostrato questo termometro qui, guardate un po'. Abbiamo adesso meno 41 gradi di temperatura. Mio record assoluto per adesso, ma potrebbe scendere ancora. E non so voi, ma in Italia io ho un termometro dove sono segnati 70 gradi di temperatura sotto lo zero. Non l'ho mai visto in vita mia. Proprio in concomitanza con il caffè Cuba c'è una deviazione dalla classica strada della Calemà che porta verso Magadan. Questa era proprio la deviazione che avremmo preso per proseguire verso Oymyakon, in quanto sia Oymyakon che Tomtor si trovano a circa 200 km ad est del caffè Cuba e della Calemà più tradizionale. E questa sarebbe stata probabilmente la sezione del viaggio più hardcore, perché pensate, se già la Calemà più classica e più battuta era così dissestata, immaginate come poteva essere questa sezione che conduceva solo a tre villaggi yakuti, Oymyakon Tomtor e Yuchugei. Ok, siamo arrivati a quella che sembra essere la nostra prima fermata in questo villaggio. Forse alcuni passeggeri scenderanno già qui, anche se vedo l'autista che ha preso un pacco e sta andando a consegnarlo in questa casa qui. Gli autisti qui sulla Calemà svolgono anche la funzione di postini, vedete? E in effetti era proprio così. Meno di 2000 persone complessivamente abitano i tre villaggi yakuti sulla strada per Oymyakon oltre il Bar Cuba, per cui non è che le poste yakute si mettano a mandare corrieri appositi per raggiungere indirizzi in posti così sperduti. Per quanto riguardava noi, invece, il fatto che avessimo la marshrutka piena zeppa di cose da consegnare a quasi ogni abitante di sti villaggi non faceva altro che farci ritardare nella tabella di marcia. Però vabbè, non era più tanto un problema, avevamo fatto 30, potevamo fare 31. Non è che per me ci fosse poi tanta differenza fra passare 18 o 20 ore su un bus sovietico scrauso lungo la strada più pericolosa al mondo. E io in compenso me ne stavo tranquillo, beato, a guardare fuori dal finestrino, a pensare che probabilmente ero uno dei pochi italiani ad aver avuto l'onore di realizzare così il proprio sogno arrivando ad Oymyakon. E questo mi riempiva di orgoglio. Quello che avrebbe dovuto essere un viaggio di 18 ore su questa bucanca attraverso una delle regioni più inospitali della Terra è diventato un viaggio di 22 ore sulla Calemà per arrivare qui a Oymyakon. Ma adesso non ha più importanza, perché? Perché siamo arrivati a Oymyakon.
Allora, la situazione è questa: sono in mezzo al nulla, o meglio, mi hanno lasciato qui nel centro di Oymyakon. Ma il centro di Oymyakon significa essere in mezzo al nulla più assoluto. Non c'è un cavolo di niente. Ci sono delle casette e in realtà mi è stato detto di andare a bussare lì. E là non ho capito bene quello che mi è stato detto, ma ci dovrebbe essere qualcuno che può aiutarmi e soprattutto posso trovare rifugio in qualunque momento nel caso cominci ad avere troppo freddo. Il che è decisamente una possibilità nel luogo più freddo del mondo. Anche se, nonostante tutto, la temperatura adesso è di solo meno 45 gradi centigradi. Quindi 26 gradi centigradi più bassa, o forse più alta, dei meno 71.2 gradi centigradi che furono registrati qui a Oymyakon con oltre 50 anni fa. Wow! Oymyakon Polius Holada! E diciamoci la verità, questo selfie che ho scattato con il monumento con la scritta di Oymyakon Polius Holada, ovvero Oymyakon Polo del Freddo, con una piccola scultura di un termometro che segna il record negativo di temperatura fisso a meno 71,2 gradi centigradi, è probabilmente la foto più epica che abbia mai scattato. Al pari di questa foto che ho scattato qualche tempo fa di fronte al magnifico hotel brutalista Cosmos in centro a Chișinău in Moldavia. Trovate tutto sul mio Instagram comunque. Ma una volta passata l'euforia delle foto ricordo, mi sono reso conto che avevo commesso un piccolo errore di valutazione, perché avevo pianificato a puntino il viaggio verso Oymyakon, ma non avevo pensato bene a cosa fare una volta arrivato ad Oymyakon. Quindi mi ritrovavo da solo, quasi al tramonto, con meno 45 gradi e con la temperatura che sarebbe presto scesa sotto i meno 50, senza un posto dove passare la notte. Per cui decisi di fare quello che mi era stato consigliato dall'autista della marshrut e provai a bussare ad una porta a caso, giusto per vedere se c'era qualcuno che poteva salvarmi la vita. Una taxi, хотел просто погулять пару часа и просто хотел, ну, уточнить, что есть место, где я могу остаться, если мне холодно и я почти умираю. Я такси. E per fortuna, qualcuno che poteva salvarmi la vita l'ho trovato. Wow, per fortuna ho trovato una signora che mi sta salvando con un po' di tè. Stavo già cominciando a temere per la mia vita. Però per fortuna ho bussato alla porta. All'inizio non ha risposto nessuno, però poi è uscita una signora che mi ha detto: dai, vieni dentro, non ti preoccupare. А зачем вам трудно будет? Сейчас вроде тепло уже. Тепло, думаете? Но у меня есть все как... Ну не знаю, два часа на улице. А у вас носы большие, опасно для... Потому что нос большой. Ну, наверное. Только что сходили с такси. Такси уехал. Я видел, что я без среди ничего. И я чуть-чуть переживал. Questa signora era di una gentilezza assurda e io allo stesso tempo non potevo nascondere il mio entusiasmo e la mia curiosità nell'essere in un posto che alla fine sognavo fin da bambino. Avete un gadu, какая была самая низкая температура? В этом Оймяконе было 64 градуса. Это холодно, да. Это холодно, да. Это когда да. Начинается холод? Минус 50? Минус 53,5. 50 это жить можно? Можно погулять, можно 52-53, это уже. Самая низкая температура. Я знаю, что говорят 71, как на памятнике, но может что чуть-чуть меньше, да? Я столько лет живу, 72. Я при моей жизни, да, мне 50. 49 лет. В моей жизни было 68. А летом температуры какие? Ой, плюс, до плюс 30 доходит. Плюс 30? Ну, это как 100 градусов разница. Да, да, да. Поэтому мы тоже суровые такие. Характер тоже да, есть. Да, да, да. Ну, вы, у вас хороший характер, я считаю, очень милая. Вы не видели, как мы злимся? Да. Если мы злимся, то это что-то. Oh, wow, che buona merendina. Adesso, visto che è tardissimo, visto che ci abbiamo messo 22 fottutissime ore per arrivare fin qua, abbiamo solo un'ora che ci rimane prima del tramonto e direi di utilizzare quest'ora per fare una passeggiata nel villaggio più freddo del mondo. No, тогда, наверное, может увидимся попозже или завтра. Хорошо? Спасибо за все.
Allora, cosa c'è da fare in questa piacevole domenica pomeriggio qui ad Oimiakon? Non lo so, ditemelo voi, raga. Penso che la mia unica preoccupazione adesso sia effettivamente trovare un posto dove dormire stanotte, perché non voglio, come ho detto, rimanere per strada con meno 45 gradi. Anche se in realtà non sono disperatissimo, perché la signora mi ha detto che c'è un altro hotel, non qui ad Oimiakon, ma in un villaggio a 30 km da Oimiakon. Ci siamo passati prima, Tom Tor. Quindi io direi che la prima macchina che vedo la fermo e chiedo se mi possono dare un passaggio fino a Tom Tor, perché di certo non posso camminarci fino a Tom Tor. Ci sono gli orsi, ci sono i lupi, brr, che paura. E soprattutto potrei semplicemente morire di ipotermia per strada e nessuno verrebbe a salvarmi, così lontano dalla civilizzazione qual sono. Dog versus cow, who will win? Anyway, questa è la stazione meteorologica di Oimiakon, la stazione dove ogni anno vengono registrate le temperature più basse dell'emisfero nord. Oh, guardate, c'è un bus come quello dove sono venuto io. E alla fine questa era proprio la marsutka sulla quale avevo viaggiato nelle 22 ore precedenti. Questo perché l'autista della marsutka, dopo aver lasciato tutti i passeggeri ai loro indirizzi, aveva deciso di ripassare prima di tornare a casa lui stesso, giusto per vedere come me la stavo cavando. Era preoccupato per me, che carino. E mi ha anche detto che poteva subito chiamare un suo amico che mi avrebbe portato alla guest house con la sua macchina in cambio di un po' di denaro. Ma io gli ho detto che potevo aspettare un altro po'. Oh, здравствуйте ещё раз. Да, ещё гуляю, я был внутри. Сейчас вот тебе. Сейчас? Да, или не надо. Думаю, что в 5 подходит. Просто я думал, ты замёрз, поэтому пораньше хотел идти. Не нормально пока. Но если замёрзну, я просто войду в дом. Там пускают, да? Да, я поговорил с женщиной там, да. Проживу до 5. Ho incontrato di nuovo l'autista che ha guidato 22 ore come un pazzo da Yakutsk a Oimiakon per portarmi qua. E mi ha fatto un gran favore, a dire il vero, e ha chiamato un suo amico e mi ha detto che fra mezz'ora sarà qui con la sua macchina e potrà portarmi fino al villaggio di Tom Tor, dove c'è l'hotel di cui vi parlavo in precedenza. Quindi missione compiuta, anche oggi riuscirò a non morire dal freddo, bella lì! Questa non me l'aspettavo, non mi aspettavo di trovare un monumento alla Seconda Guerra Mondiale, alla Grande Guerra Patriottica, come la chiamano qui in Russia, qui a Oimiakon, con un villaggio di 600 persone. E qui in particolare c'è questa stele dedicata a tutti i soldati nativi di Oimiakon che hanno combattuto nella Seconda Guerra Mondiale. Tutti e sei! In realtà, come potete immaginare, ad Oimiakon non c'è proprio un cavolo da fare, ma proprio un cavolo. Quindi mi sono limitato a passeggiare nel silenzio più assoluto, che veniva rotto solamente dal rumore dei miei stivali impermeabili che scricchiolavano sulla neve ghiacciata. Non ho nemmeno incontrato un'altra anima viva durante la mia passeggiata, almeno in forma umana, in quanto c'era, a dire il vero, un paio di cani randagi che non sembravano per niente indisposti dalle basse temperature. Per quanto riguarda me, invece, il freddo stava cominciando a mettermi in seria difficoltà, per cui quando vidi l'amico del mio autista che puntuale arrivò al punto prestabilito per l'incontro, non potevo che esserne felice. Здравствуйте, вы мой спаситель, да? Beh, direi che questo è tutto in termini di quello che potevamo fare a Oimiakon. Del resto è sempre il viaggio che è più interessante della destinazione, specialmente quando il viaggio riguarda 22 ore di bus sovietico attraverso una delle regioni più inospitabili della Terra. Ad un certo punto stavo cominciando... guardate qua che figata! Ad un certo punto stavo cominciando a non sentire più il mignolo del piede sinistro e stavo cominciando a preoccuparmi. Però per fortuna l'amico del nostro autista di prima è venuto abbastanza in fretta e quindi adesso ci stiamo dirigendo verso Tom Tor, verso l'hotel dove passeremo la nostra prima notte qui al polo del freddo. Wow. Ci dunque sta? Mi очень много пальцы ноги чуть-чуть заморожены. Я думал, что я боялся, что я потерял маленькую пальцу. Wow.
Wow, non riesco a credere che sono così vicino ad un letto caldo, comodo, in questa guest house. Beh, dovremmo vedere quanto sarà comodo, effettivamente, però sarà sicuramente più comodo del posto che avevo sul bus per venire fin qua, ad Oymyakon, da Yakutsk. Penso che avrò gli incubi per il resto della mia vita, PTSD. Questo è stato decisamente il taxi più costoso su cui sia mai salito, 5.000 rubli, ma del resto non avevo alternativa. Dov'è? Spasiba! Dov'è? Metti da me. Здравствуйте! Один приехал, да? Один приехал, да, 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 да. Ну хорошо, заходите, раздевайте. Как у машины это? Что-то не видно же. Не знаю, как друг уехал, да, хорошо, давай, раздевайтесь. Хорошо, хорошо, спасибо. E così, dopo 22 ore di marciutka sovietica e 3 ore passate a girovagare a caso per il centro abitato più freddo al mondo, in mezzo al nulla più assoluto, potevo finalmente rifocillarmi. Io bacio, это что за суп, как называется? Несу. Это не солянка, ши. Нет, просто якутинский суп. Хорошо, спасибо. Wow, che viziato che sono in questa guest house, un po' di zuppa fatta in casa, tipica yakuta. Спасибо большое. Lì c'è la mia camera dove dormirò questa notte, ve la mostro fra un paio di minuti. Ma prima ho bisogno di mangiare finalmente, è arrivato il momento della cena. Wow, mi sembra di non aver mangiato per giorni. Кумыс. Кумыс? Да. Что это такое? Коровье молоко делаем. Чуть-чуть. Попробуйте. Это как типичные напитки якутские? Ну, попробую. Да, да, спасибо, кумыс. Спасибо. У меня, кстати, оферта. Как называется еще раз? Кумыс. Кумыс? Ага. Кумыс типико якуто. И я сказал, вабе, дай, насаджу по. Чисто якутский. E così, questa è la camera di questa guest house dove passerò questa notte e dove potrò godere del mio meritato riposo. Questo è il mio letto, dentro il quale ho passato effettivamente gli scorsi 15 minuti già. Qui c'è una gigantografia della padrona di casa, Susanna. Il posto dove mi trovo si chiama U Susanne, da Susanna, letteralmente. Qui abbiamo un po' di icone che non fanno mai male. Sì, è un po' old school, ma è esattamente come ci piace. E a dire il vero, devo condividere questa camera con uno dei camionisti che viaggia per la Cali, ma con uno dei pochi camionisti che passa per Tamtor. Raga, che dire, è stato divertente, avventuroso. Probabilmente questa notte sognerò di essere ancora su quel bus che è incubo. E vabbè, però non è finita qui, perché abbiamo detto che dobbiamo arrivare fino a Magadan. E allora, fino a Magadan, ci arriveremo! Cascasse il mondo! Cheers! Thank you. Bye.